Dai locali del Canavese, ma non solo, anche al karaoke di Fiorello. Partiamo di qui, com'è stata questa esperienza? È stata una bellissima esperienza. A Verona abbiamo registrato la prima puntata del karaoke, quest'anno diretta da Pintus, e abbiamo avuto modo di registrare proprio davanti all'Arena di Verona in mezzo a tantissima gente. Un'esperienza che vi ha portato su un palco prestigioso, c'è un po' di paura a salire su quei palchi? Certo, l'emozione si fa sentire, perché nonostante siamo abituati nelle nostre serate, matrimoni, a intrattenere la gente in queste serate di divertimento, l'impatto emozionale in queste occasioni è particolarmente elevato. Qui c'è tutto un entourage prima di entrare sul palco, anche questa è un'esperienza diversa da quella che fate normalmente. Eh sì, perché comunque noi siamo sempre a contatto col pubblico, però, e nonostante io avevo già partecipato 23 anni fa a quello di Fiorello, adesso presentato da Pintus, è sempre un'emozione, e se non c'è l'emozione e non ti emozioni più, è meglio che non fai più niente. Nel canto poi è assolutamente così. Tutta la gente che gira attorno al programma, come sono stati con voi? Ah, gentilissimi, sì, assolutamente. Ci hanno accolto bene, ci hanno fatto fare. Abbiamo fatto un casting abbastanza importante, quindi ti lasciano un attimo sulle spine. E poi niente, quando è il momento di cantare ti stanno intorno, insomma, c'è un'organizzazione abbastanza alta come immagine, insomma, buona. Voi comunque di esperienza ne avete in questo campo, il karaoke non passa mai di moda. No, perché il karaoke fa sì che accomuni le persone in un ambiente felice dove si canta tutti insieme. C'è chi canta sotto la doccia, quindi il cantare viene proprio dal dentro di ognuno di noi, e quando questo accomuna anche tante persone in un locale o in un qualsiasi ambiente festoso, non è che ragione di gioia. È cambiato fare karaoke in questi anni? Sono cambiate le musiche oppure le vecchie canzoni si cantano sempre volentieri? No, io per esempio ho cantato una canzone di Loredana Albertè datata 79, quindi riprendono sempre tante di adesso, ma anche tante canzoni di una volta, con tanti artisti, praticamente tutti li fanno andare, li fanno girare tutti gli artisti. E la gente li conosce queste canzoni, al di là di poter chiaramente leggere il testo, ma conosce e sono intonati? Sì, li cantavano tutti, io dietro sentivo che cantavano tutti, quindi sono anche intonati, assolutamente. Trovo che da quando ho partecipato tanti anni fa il livello si è molto alzato di chi canta così solo in modo amatoriale. Per ricordarti il mio amore importante.